I miei bambini, eh? Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo vlog. Mi stavo iniziando a fare una base viso, perché ho voglia di truccarmi oggi, non chiedetemi perché, però ho bisogno di truccarmi. Mi sono fatta i capelli perché ieri sera li ho lavati e stamattina li ho stirati perché ieri sera ovviamente non avevo voglia, poi si sarebbero scombinati dormendo, quindi ho detto no, non ha senso. E li ho fatti stamattina, quindi belli lisci, belli ordinati, preferisco. E pensavo prima, cioè manca pochissimo ai Vlogmas, manca veramente poco. E da un lato dico oddio, perché cioè, sarà tosta fare video tutti i giorni senza pausa. Spero di farcela, cioè spero siate clementi, ragazzi. Ce la metterò tutta, promesso, giuro in giuretto. Da un lato sono euforica perché è il countdown verso Natale, poi ci saranno i calendari dell'avvento, quindi ci sarà il mio di Yankee Candle e poi ci sarà anche quello dei bambini, ovviamente farò vedere anche in uno solo dei due cosa c'è in quel giorno, appunto, perché sono uguali, li abbiamo presi uguali per entrambi i bimbi. E quindi da un lato sono euforica, poi addobbare casa. Stamattina ho anche preso gli sticker, se avete visto, da appiccicare i vetri. Vediamo, spero bastino, perché mal che vada li mettiamo solo al piano di sotto, non lo so, ma vediamo. E poi il libro di Natale, perché Ale l'ha visto e lo voleva, insomma. E quindi gliel'ho preso. L'ho preso per entrambi, perché è una bella storia in realtà da leggere per tutte e due, insomma, per l'arrivo del Natale. Ce ne sono due all'interno, poi dopo ve lo faccio vedere aperto, molto carino. E quindi c'è una parte di me che è euforica, veramente euforica, e una parte di me che dice oddio, ce la farò. Infatti stavo pensando, ragazze, magari adesso vedo in che giorni finisce il mese di novembre, mi porto avanti, cioè magari gli ultimi 2 di novembre non mi vedrete su questi schermi, o comunque cercherò di portarmi proprio avanti in qualche modo e magari registro a fine novembre già quelli per il 1° dicembre e il 2 dicembre, perché altrimenti mi ammazzerò. Allora, la base l'ho fatta, ahimè, ho dovuto aprire l'ultimo fondotinta di Kiko della linea Wonder Woman, che non c'è più. Infatti sono già disperata, che fondotinta prenderò dopo questo? Se sapete consigliarmi un buon fondotinta come questo. Questo era tutto, era la vita. Io avevo la colorazione 02 porcellana perché sono molto chiara in viso. Se ne conoscete uno cremoso, ma non troppo pesante, non troppo pastoso, ma neanche troppo liquido, quindi una via di mezzo e che sia bello coprente e lunga durata come questo. Questo era un 24 ore Born to Last Foundation e mi trovavo da Dio. Infatti sono triste. Sono triste. O vedo se trovo un'offerta di quello di Pupa che usavo anni fa, che aveva un profumo buonissimo.
Tra l'altro mi sto trovando molto bene, ve lo consiglio, questo qua della Z per i denti, perché me li sta sbiancando un pochettino, eh. Bisogna usarlo tutti i giorni, io lo uso un giorno sì, un giorno no. Però devo dire che il suo lavoretto lo fa. Sì, è la mia amica Katia, perché stamattina ce la stiamo un po' cianciando. Ogni tanto ci sfoghiamo, ce la contiamo. È davvero rimasta una bella amicizia tra me e Katia, nonostante la distanza, nonostante tutto. Insomma, ce la contiamo. Io sono molto fortunata, come potete vedere, perché ho tutte amiche molto valide, ma molto lontane. Infatti, ok, una sta in Svizzera e l'altra sta in campagna e io dove sono? In montagna. Però vabbè, non importa. L'importante è che quando l'amicizia è solida, anche se ci si vede una volta all'anno o 2 o 3 volte l'anno, comunque l'importante è esserci ed essere una buona amica. Poi che ci si veda tutti i giorni, ci si veda poco. Per fortuna adesso ci sono i cellulari, c'è WhatsApp, le videochiamate, cioè abbiamo tutto, non ci possiamo lamentare. Oddio, non respiro. Adesso poi vi aggiornerò anche sul discorso salute, perché veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Scusate se mi metto prima questo, ma ho le labbra super secche e non riesco neanche a parlarvi. E almeno qua, come sapete, sento la menta fresca che mi aiuta tantissimo. Sì, mettiamo. Oggi ho voglia di truccarmi. Lo so che non devo uscire, non devo neanche uscire per andare a prendere Fede perché oggi è venerdì. E quindi per quello mi sono rimessa il pigiamino. Comodo, comodo, caldo, caldo, va benissimo così. Devo ancora, tra l'altro, pulire il camino, infatti. Spero di non sporcarmi perché può capitare a volte quando pulisci che tocchi con la manica, no? Vabbè. Niente di che, giusto un pochino di. Oh, mi sta distruggendo perché sto colore l'ho finito completamente. Ma adesso tiro fuori la chocolate bar che è anche più bella a livello di qualità. Questa qua è della Sienna, l'avevo presa alla Lidl. Però ovviamente la chocolate bar è tutta un'altra roba. E poi ha dei colori che sono spettacolari, naturali, insomma, un'ottima palette. Se volete acquistare una palettina, la chocolate bar è veramente carina. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Vabbè, comunque niente, vi devo poi aggiornare su un po' di roba. L'altro giorno siete state carinissime, mi avete tutte scritto. Carina che siete. Bisogna temperare la matita. Arrivo. Mi avete tutte scritto su Instagram in direct. Perché ho appunto avvisato che ero un po' sparita perché era una giornata un po' no, capita, capita anche a me. Era una giornata in cui ero un pochino, non mi viene il termine, ero invasa da un senso di sconforto, ecco. Non si può sempre essere positivi, ecco, quel giorno lì ero un pochettino così, poi ho pagato fior fiori di tasse e quindi quello ti manda in automatico nello sconforto più totale e quindi tutto fa. Però devo dirvi la verità anche, quindi c'è sempre il lato dolce e bello della situazione, cioè guardate che differenza, cioè le sopracciglia sono tutto, cioè le sopracciglia sistemate cambiano completamente lo sguardo, tutto, cioè non c'è niente da fare. Solo che a me tatuate, disegnate lì come fanno le estetiste non piacciono, a me piacciono più disegnate così, boh. Chissà che magari un giorno cambierò idea e mi decido, ma costano un poco,
costano un poco quel trattamento lì, quindi in più bisogna sempre ripassarle, cioè se devo andare a spendere tutte le volte per fare il ripasso e tutto, faccio prima farmeli tutte le mattine. Tanto non è che ci metto chissà che cosa. E voilà. Sì, qua non è che è venuta benissimo, però vabbè. E niente, quindi eyeliner sì o eyeliner no? No, eyeliner no, perché per stare solo a casa mi rifiuto di mettermi l'eyeliner. Quindi un po' di mascara e siamo. Niente, c'è sta carta che si è appiccicata. E quindi niente, sto già parlando troppo. Quanto sono? 9 minuti e 19 secondi. Sono una chiacchiera, mezzo vlog così. Però vabbè, era giusto per dirvi che poi niente, Alessandra doveva rientrare ieri, ma c'è stato un caso alla fine di mani, bocca, piedi anche nella sua classe. Non me la sono sentita, ragazze. Cioè, non mi ci manca che c'ha le vesciche ai piedi e la febbre alta anche per sta cosa. Cioè, poveraccia, è appena guarita, quindi l'ho tenuta a casa e rientreremo lunedì. Speriamo in bene, speriamo che facciano un po' di sanificazione in classe. Questa bimba ovviamente poverina è a casa in convalescenza è buon, però comunque magari ha toccato dei giochini, vai a sapere dove l'ha preso e da chi. E quindi insomma, non sarò tranquilla neanche lunedì, però non posso neanche tenerla a casa per sempre, anche perché sono già 2 settimane, ragazze. 2 settimane che a casa la piccolina, ce la fa più manco lei, giustamente vuole tornare dai suoi amichetti, vuole giocare, si annoia a casa. Per quanto noi la facciamo giocare, giustamente si rompe. Ok, ma ho finito, metto ancora un po' di questo. Invece aggiornamento salute è uno dei tanti motivi, oltre alle tante tasse da mettere via, è stato che io ho avuto una ricaduta, ragazze. Una ricaduta che tuttora ho, ma rispetto a ieri, infatti ieri non ho filmato perché ero KO. E una bella ricaduta, questo lo devo buttare, è il vecchio. Adesso butto lì nel cestino del bagno, poi tanto devo poi svuotarlo. Il mio sconforto è anche dovuto alla mia salute, ragazze, perché comunque ho appena fatto la cura di antibiotico, di questo e di quello, e poi vedi che ti viene un mal di gola, cioè il giorno dopo il vento mi si è distrutta la gola, cioè proprio non riuscivo neanche a deglutire. Adesso oggi va lievemente meglio, però sono comunque di nuovo un po' piena, non ne posso più. Io mi rifiuto di prendere altre medicine se non la tachipirina. Secondo me deve sfogare, lo lascio passare da solo perché cioè io non posso neanche imbottirmi di antibiotici. Non mi piace. Già a me non piace prendere troppe medicine, le prendo proprio quando sto male, male e non ce la faccio. Anche col mal di testa lo prendo proprio se non ce la faccio, di quelli proprio che ti rimbombano. Non mi piace riempirmi di medicine. E quindi no, ci vuole la coccola oggi. Il mio white mask. Cos'è sto segno, mamma mia. È proprio un periodo di poca salute. Vi dico la verità, sono ben contenta che né Fede né Riccardo, per ora ovviamente con le dovute accortezze, perché se no si sono ammalati, è perché io li tengo abbastanza a debita distanza. Comunque, niente, spengo un po' di luci, tiro l'acqua, scusatemi perché ho temperato la matita. Niente, qua in camera ho già fatto tutto, quindi posso anche chiuderla. E niente, adesso scendo, ho già aspirato quei due robottini giù. I cani dormono, sono qua uno accanto all'altro che fanno la nanna. Il fondotinta come l'ho messo? Malissimo. E adesso mi metto anche di nuovo un po' in carica il telefono, che oggi utilizzo per vloggare, cioè ho gli occhi strani, boh. Non riesco proprio a tornare in forma, vorrei tornare proprio in forma, bene, però niente.
E niente, poi vi racconto nel corso del vlog che cosa Ricky mi ha fatto una bella sorpresa nel giorno in cui ero un po' giù di corda. Con Fede si sono messi a organizzarmi una sorpresina e poi ci siamo presi, è sempre regalino di Riccardo, un cinturino nuovo per l'orologio, per me per il Tic Watch, questo qua, e lui ne ha uno, un Mi, un po' più semplice rispetto a questo, però che gli si era rotto il cinturino, quindi con la scusa l'abbiamo preso simile per entrambi, lo stesso modello di quelli con i buchi. E poi ve lo faccio vedere quando arriverà. A lui è già arrivato, a me arriva a fine mese, tra qualche giorno, prossima settimana. E basta. Quindi attacco un po' il telefono e poi ci vediamo dopo. Allora, volevo sistemare anche questi capi qua, vabbè, a parte questo che e dei bambini, devo solo portarlo di là. Praticamente in questi giorni, essendo stata male, in quei giorni proprio brutti, 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 dove appunto non uscivo di casa, eccetera, ovviamente si sono accumulate anche lenzuola, cose un po' grosse, e quindi Riccardo era andato a fare tipo la lavatrice con l'asciugatrice che c'è in paese, perché altrimenti, e poi erano anche giornate di pioggia, quindi non asciuga la roba. E quindi è stata una figata, bellissimo, perché abbiamo lavato delle cose e ha già asciugate, perché ripeto, lì c'è anche l'asciugatrice in questi posti, e quindi meraviglia, meraviglia. Vabbè, questo ce l'ha appoggiato sopra, non c'entra niente. Queste cose grosse qua, quindi adesso me le piego così le vado a mettere via e gli do poi una stirata. E le ho già per fare poi il cambio del letto, perché appunto nei giorni che ero stata male avevo cambiato tutte le lenzuola per evitare di, quando io sto male non mi piace tenere troppo le stesse lenzuola, cambio. E quindi lui ha fatto lavasciuga, che così, tanto poi la devo stirare, però era giusto per levarla dal sacchetto e metterla via. Allora, ciao a tutte ragazze, io abbraccio mamma. Dai, fallo bene però. Sì. Vai. Ciao. Ciao a tutte ragazze. Oh. Facci fare il video. Facci fare il video. Allora, oggi è in cucina con Bubi. No, con mamma. Alessandra. Perché Alessandra. Bubi è non, no. Marta mi chiama Alessandra e c'è una malattia che Pietro ha fatto. C'era qualcosa nei piedi e quindi Ma stanno non è Pietro. vegetando. Ma non è Pietro che si è ammalato. È un'altra tua compagna, una bimba. Non mi ricordo il nome. E quindi torniamo a scuola lunedì. Sì, lunedì. E Fede torna adesso perché non è ammalato. No, 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 però non c'è. Torna poi domenica. Allora, metto il mio solito Scotex in attesa sempre di prendere Mamma, cosa devo fare? Adesso ti dico, qualcosa ti troverò da fare. Mua. Tu parla, racconta qualcosa. Allora, io sono andata domani a scuola perché adesso c'è una malattia che un'amica ha preso qualcosa dei piedi. Si chiama mani, bocca, piedi. Mani, bocca, piedi, questa è la bocca Se... e questi i piedi. Mani, bocca, Non farli vedere che stiamo cucinando, eh? I piedi no, che puzzano. E devi fare il bagnetto, dillo. Dillo, dillo la verità.
bisogna fare per niente. Allora, mettiamo un filino d'olio. Io metto l'olio. No, questo lo mette mamma. Ah, facciamolo insieme. Ma pesa, amore. Facciamolo insieme. Vai, tieni qua. Perché mamma si sta rifiutando in questi giorni di comprare l'olio per friggere, perché costa troppo. Sì, quanto costa? Troppo. 4 euro un coso di olio. Vero ragazzi, è mozzo. È troppo. Ammazza. No, non si dice ammazza, amore. Si dice mamma mia. Se sentite rumori molesti è il lavandino, perché sto facendo la lavastoviglie. Adesso lo abbasso, però stavo parlando. Mamma sembra un orsetto con questo pigiama. E io sembro un coniglio con questo pigiama. Perché c'è il coniglio sopra tu. Fa vedere. Il coniglio. Ehi, quindi sono un coniglio. E io sono un orsetto gatto. E io sono un orsetto. Sono un gatto orsetto. E io sono un coniglio. Dai. Cosa devo fare? Allora, tieni, tu passami l'altro che c'è dentro. Prendi l'altro. Passalo a mamma. Non ce la faccio. No? Aspetta, prendi questo che è più facile. Due. Io lo metto nella padella. Brava. E tre. E l'altro. Allora, facciamo tutti? Sì. Ma sì. Voilà. Adesso buttiamo. E poi... palleggiamo. Cuociamo. Guarda, ho le mani pacche. Sto sulle mani. Sì, meglio. Così. Poi qua mettiamo pochi spinacini che sono avanzati. Io. No, questo lo fa mamma. Spostati. Che scoppia tutto. Via. Perché... aspetta, amore, perché era un po' calda la padella. Mamma ha aspettato troppo. Ecco. Ora si è calmata la situazione. Si è calmata. Sì. Che buon profumino, ragazzi. Adesso mettiamo. Fai così, spostati un po' più in qua, perché se schizza qualcosa ti bruci. Allora, mettiamo il coperto, non vedo. Spinaci. Un attimo. Ciao. Mi ero un po' leccato. Rompi un po' le scatole, quello è vero. No. Perchio. Allora. Queste qua le facciamo cuocere piano piano, perché la friggitrice, i cassettini della friggitrice in lavastoviglie, se no li avrei fatti in friggitrice. I pesciolini croccantosi. Il coppa alla pipì, papà. Vi facciamo vedere il risultato dopo. Sì. Allora, pesciolino croccante pronto. L'ho fatto anche per Riccardo, perché tanto deve mangiare quando arriva. E spinacini. Adesso aspetto che... evapora un pochino l'acqua, ci metto una nocettina minuscola di burro, giusto per dargli un po' di gusto, un po' di parmigiano, un po' di sale, pepe e voilà. Come direbbe Bubi, ragazze vlog, buon appetito. Pesciolino, buon appetito anche da Bubina, che si sta guardando anche un cartone animato mentre mangia. E assaggiamo questo pesce croccante di Lidl. Tu che dici? È buono? Giù tu, giù. Giù.
A volte sì. Nala è peggio di Aaron, nonostante abbia 7 anni si comporta peggio di Aaron. Anche a me è peggio di Aaron. Buono. Invece gli spinaci buoni, si sciolgono in bocca, sono sempre di Lidl. Ho messo una noccettina piccola di burro e un po' di sale, alla fine il pepe non l'ho messo. Che buono, mi piace il burro. Con le mani. Mamma mia. Ragazzi, io sto facendo il bagnetto alla signora Bubi. Ciao, sono Baby Shark. Sto giocando con Baby Shark. E niente, vi saluto qua. Vedo se iniziare un vlog nel pomeriggio. Un altro. Vedo se iniziare adesso un altro vlog, perché sennò diventa troppo lungo questo. Vi mando tanti baci e ci vediamo nel prossimo. Ciao.